Marvel's Spider-Man è finalmente disponibile su PlayStation 4. Ecco tutto ciò che dovete sapere prima di iniziare a giocare. Speciale di Simone Pettine. Un'ora fa lo avete atteso a lungo e finalmente il vostro amichevole Spider-Man di quartiere è pronto a tornare alla carica contro criminali standard e nemici dotati di superpoteri. Marvel's Spider-Man è esplorazione, combattimenti ed adrenalina, tutto insieme, tutto in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Se avete letto la nostra recensione saprete già bene o male cosa aspettarvi e l'eccelsa qualità del lavoro svolto dai ragazzi di Insomnia. Ma probabilmente vi starete aspettando un gioco sui supereroi alla stregua del miglior Batman della serie Arkham. Non è così. Marvel's Spider-Man propone un eroe molto più agile, veloce, flessibile e gli aspetti del titolo da padroneggiare saranno davvero tanti, anche solo volendo citare i movimenti con lancio della ragnatela e i combattimenti corpo a corpo. Siamo qui per darvi qualche consiglio prima di iniziare a giocare. Segnateveli su un foglietto e teneteli a portata di mano al momento di avventurarvi a New York. No playback support you may download video e reusing the latest version of Google Chrome may help to view this content. Questo video è ancora in fase di elaborazione. La qualità video potrebbe migliorare una volta terminata l'elaborazione. Mappa di gioco e combattimenti. Un vero paladino della giustizia che si rispetti sa cosa sta facendo, ma prima ancora sa dove sta andando. Ecco, la mappa di gioco di Marvel's Spider-Man presenta dimensioni più che discrete. Perdersi è facilissimo, procedere a caso senza avere a portata di sguardo l'obiettivo di gioco ancora di più. Per evitare tutto ciò il primo consiglio che vi diamo è quello di riparare le torri di sicurezza Oscorp appena potete, così da avere ben chiara la zona in cui vi trovate, con tutti gli indicatori del caso. Il secondo suggerimento è quello di padroneggiare adeguatamente le mosse di combattimento. Probabilmente starete pensando che Spider-Man dopo tutto è pur sempre un supereroe, e che con una ragnatela di qua e un calcio di là potrà sgominare senza problemi i nemici. Non è proprio il caso, invece, di andare allo sbaraglio, soprattutto contro manipoli di avversari piuttosto numerosi, dove le cose si possono complicare velocemente. Spider-Man possiede un vasto numero di mosse di combattimento, alcune delle quali subito disponibili, altre che andranno sbloccate con gli adeguati upgrade. L'approccio che vi sconsigliamo caldamente di adottare è quello basato sullo schiacciare i tasti in maniera compulsiva. Molto più saggio invece studiare le varie mosse a disposizione tramite l'apposito elenco predisposto dagli sviluppatori, anche considerando che alcune funzionano meglio in combinazione tra di loro rispetto ad altre. Come al solito la pratica renderà il tutto via via sempre più efficace. Nei primi momenti di gioco i riflessi la faranno da padrone, successivamente la memoria muscolare e un po' di sano studio vi porteranno ad essere dei provetti paladini della giustizia. A questo proposito, vi consigliamo anche di sbloccare il prima possibile le abilità legate al combattimento tramite particolari tipologie di nemici. Ci saranno dei bruti e degli avversari equipaggiati con corazze particolarmente tecnologiche o resistenti, contro i quali all'inizio potrete fare ben poco, men che meno lanciarvi contro di loro, che equivale a morte certa. Acquistando questi specifici rami di abilità, però, la situazione tornerà presto equilibrata e potrete fronteggiarli in modo molto più sereno. Forza con quella ragnatela. Spider-Man deve saper combattere, e su questo nessuno verrà a sindacare, ma è pur vero che si chiama Uomo Ragno. Quelle ragnatele dovrà essere in grado di usarle nel modo giusto. Le ragnatele sono e saranno il vostro veicolo di trasporto ultrarapido e preferenziale, vi permetteranno di andare ovunque vogliate. Tuttavia, almeno nelle prime ore di gioco, gli spostamenti tramite ragnatele saranno anche piuttosto tediosi e lenti senza prima aver sbloccato le apposite abilità secondarie ad esse legate, per esempio il salto caricato, il recupero rapido e il punto di lancio. Acquistate queste skill il prima possibile e noterete uno Spider-Man non solo molto più versatile di prima, ma anche più piacevole da utilizzare negli spostamenti. Dato che siamo in tema abilità ed upgrade, è anche opportuno ricordarsi sempre che le tute a disposizione di Spider-Man non sono semplici costumini per variare un po' il look, ma veri e propri potenziatori. Peter diventa più potente a seconda dell'equipaggiamento, perché ogni tuta può integrare diverse mod capaci di conferire bonus decisamente interessanti in combattimento e non solo tempo rallentato dopo una schivata perfetta, shock immediato per i nemici che ci colpiscono, recuperi specifici dopo una mossa finale, e molto altro ancora che vi lasciamo il piacere di scoprire. Per potenziare tutte e gadget dell'arsenale.